Non serve che proseguiate, farò io rapporto al comandante Crais. Potete andare tutti a casa a riposarvi. Vedete che persona d'oro che sono? Già, così generoso... chiedo Venia. Già, così generoso da farmi venire da piangere. Sta pensando di prendere tutto il merito per sé, questa puttana. Ok. Lascia perdere, panna. Non è stata chissà quale impresa in ogni caso. Sono sfinita. Ho bisogno di andare a casa e farmi una bella dormita. Padroncino, siamo rimasti lontani da casa per molto tempo. Vi cucinerò qualcosa di speciale. Fantastico. Gremio, cucini davvero bene tu. Gremio è una perfetta donna di casa. Deve diventare una buona moglie un giorno. Per panna, probabilmente. Mi immagino la prima notte di nozze. Ehi, puttana coi capelli biondi. Piegati a 90 e soddisfa ogni mio bisogno di marito. Ted, tu vieni con me. Per quale ragione? Oh, nulla per cui tu debba preoccuparti. Sarà questione di un attimo. Sbrigati ora. D'accordo allora. Tyr, precedimi a casa. Ci vediamo fra poco. Peraltro, ho alcune cose da dirti. Andiamo, Ted. E bentornati sul canale del Nabbo. Continuiamo con Suikoden. Come potete vedere, siamo tornati a Gregmister. E Ted è stato portato via. Chissà perché. Finalmente siamo di ritorno. Casa. Dolce casa. Padroncino, preparerò subito del cibo. Sono pieno da scoppiare. Altro che quello schifo di carne secca che abbiamo mangiato negli ultimi giorni. Io ho bisogno di patate. Finalmente del cibo degno di esseri umani. Ma di che parli? Tu mangeresti qualsiasi cosa possa riempirti lo stomaco. Soprattutto patate. Cleo, dammi la tua. Non hai tutti i torti. Padroncino, ho preparato un po' di tè. Ted è in ritardo. Aveva detto che sarebbe stato subito di ritorno. Lo stufato si sta raffreddando. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare Ted. Abbiamo trovato Ted. Ah! Padroncino, ma che... Cleo, Pan, venite immediatamente! Ted, che cosa cazzo ti è successo? Troia! Allora, no, facciamo un po' i seri in questa situazione. Ted, ma che diavolo ti è successo? Tutto questo sangue e questa ferita non è naturale, è dovuta a un incantesimo? Cosa state facendo? Portatelo subito dentro! Padroncino, aiutateci! Aiuta, ovviamente. Siamo mica delle teste di minchia. Ce la fai? Mettimi la mano sulla spalla e... forza! Ma che è successo? È stato aggredito da qualche criminale al ritorno dal palazzo? Se così fosse, però, non avrebbe ferite indotte dalla magia. Sembra stia riprendendosi. Dove sono? Dove... La Guardia Imperiale non è ancora arrivata? Aiutami, Tyr. Rilassati, va tutto bene. Quando ti sarai calmato, dici cosa è successo. Gremio, io... Fai in fretta, sto morendo di fame. Stai tranquillo e aspetta, il comandante Crais è in udienza da Lady Windy in questo momento. Seguimi, Ted. D'accordo, arrivo. È da un po' che non ci vediamo, non è vero, ragazzo? Non sei minimamente cambiato negli ultimi 300 anni. Sono davvero invidiosa. Tu sei quella maledetta strega! Oh, così ti ricordi di me? Mi fa piacere.
Ovviamente tu non hai mai lasciato i miei pensieri per un solo istante. Ora dammi la runa che porti impressa sulla mano destra. Ma mai! Piuttosto... Che stai facendo? È la runa maledetta chiamata Divoratrice d'anime. Il suo potere è... Non essere sciocco, se sprigioni qui il suo potere anche tu morirai. Tyr... Per favore... Ehi, Ted. È svenuto di nuovo. Ma cosa sta succedendo? Sembra che la Guardia Imperiale lo volesse catturare. Ma come può essere successo? Di che stai accusando Ted? È un bravo ragazzo. Non so cosa pensare, Gremio. Forse faremmo meglio a contattare la Guardia Imperiale. Perché? Il tuo migliore amico non farebbe mai nulla per danneggiare l'Impero. Perché mai dovremmo chiamare le guardie? Ma non possiamo esserne certi. Non dobbiamo creare problemi durante l'assenza di Padron Teo. Almeno aspettiamo che Ted si risvegli. Non preoccupatevi, Ted non si metterebbe mai nei guai. Quella divoratrice d'anime che Ted ha menzionato, ne ho già sentito parlare da qualche parte. Padroncino, la febbre di Ted purtroppo non vuole saperne discendere. Vado a svegliare il farmacista per comprare qualche medicinale. Non accenna a smettere di piovere. È un brutto acquazzone, mi dà i brividi. Si sta svegliando. Mi dispiace di avervi creato dei problemi. Dimenticatene. Cosa intendevi prima parlando della divoratrice d'anime? Tyr, per favore, faresti una cosa per me? Cosa desideri, Ted? Tyr, sfila il mio guanto destro. Ma che cos'è? Non sarà per caso una delle 27 vere rune, vero? Sì, lo è. Questa è chiamata la Divoratrice d'anime, la runa maledetta. È lei l'origine di tutti questi problemi. È a causa sua che la maga di corte, quindi, vuole catturarmi. Ma perché? Perché Lady Windy? Per quale ragione farebbe una cosa simile? Non ho idea del perché, ma quella strega vuole a ogni costo questa runa. Ho girovacato per il mondo per 300 anni cercando di sfuggirle. Non avrei mai pensato che mi avrebbe trovato qui. Il mio errore fatale fu usare il potere della runa al Monte Seifu. È con quella che ha eliminato la formica regina? Tyr, con una ferita simile non ho speranze di sfuggire a quella strega. Mi dispiace dover coinvolgere la nostra amicizia in questa questione, specialmente sapendo che ciò porterà solo infelicità. Ma tu sei l'unico. Ti supplico, proteggi questa runa. Questa runa maledetta non deve mai cadere nelle mani di Windy. Sei l'unica persona a cui posso chiederlo. Prendila, ti prego. Prendi questa runa. La accetto, Ted, non temere. Grazie, Tyr. Questa runa potrebbe farti soffrire. Se ciò dovesse accadere, da pure a me ogni colpa. Ma non devi mai lasciare che cada nelle mani di Windy.
porgimi la tua mano destra, Tyr. E ora io finalmente posso riposare. Sì? Avanti, seguimi, Gremio. Ti seguo, Cleo. Tyr, per 300 anni non ho mai potuto fare una tranquilla notte di sonno, ma ora, forse, potrò finalmente riposare. E così anche il giovane McDoll è qui. Consegnateci subito Ted, sappiamo che è qui. Il fedele Pan ci ha detto tutto. Pan, tu! Perché Pan? Come hai potuto fare una cosa simile? Non posso lasciare che finiamo nei guai durante l'assenza di Padron Teo. Non posso perdere la sua fiducia. Cercate di capirmi. Portate fuori Ted. Non lo permetterò, Kreis. Nessuno, nemmeno un comandante della Guardia Imperiale, può fare intrusione nella dimora di Padron Teo senza una valida ragione. Esatto. Giuro sulla mia accetta che non vi lascerò passare. Aspettate. Così? Intendi arrenderti, eh? Tyr, loro pensano che io abbia ancora la divoratrice d'anime. Farò io da esca, mentre tu fuggi. Ma tu cosa farai, Ted? D'accordo, Ted. Padroncino, con una simile ferita Ted non riuscirà mai a scappare. È bello perché tutto questo loro giustamente lo stanno dicendo a mezzo centimetro dalle guardie che sì, ovviamente non sentono niente. Comunque, sta tranquillo Gremio, il padroncino lo sa bene, ma deve mantenere la promessa fatta a Ted andandosene subito, vero? Sbrigatevi! Capisco, padroncino, usciamo dal retro della cucina. In tutto ciò però c'è qualcosa che veramente non torna. Allora, Ted ha utilizzato la mangiatrice di anime in una stanza dove c'erano Windy, Kreis, Kanan. Eppure Ted, che l'ha usata, è praticamente morto. Kreis e Kanan, che sono due mezze seghe, non hanno un graffio. Questo veramente è un'altra delle cose che non tornano. Comunque, grazie di cuore, Tyr. In 300 anni, tu sei stato il mio unico vero amico. Questo, Ted, perché le altre persone che avrebbero potuto essere amici tuoi, tu le hai sempre rifiutate, come vedremo quando arriverà il momento di registrare sui Coden 4. Adesso devo andare. Se ben ricordo, qui all'hotel. Oh. Ehi, ma non sei il giovane padron McDoll, ma che... Entra. Che sta succedendo? Ho visto correre qui in giro dei soldati e ora voi correte dentro bagnati fradici. Ma che... Ah, lasciate perdere. Probabilmente non potete dirmi nulla. Non preoccupatevi. Potete nascondervi qui. Metterò tutto sul vostro conto. Grazie infinite. Padroncino, faremmo meglio a sparire dalla circolazione per un po'. Santo cielo, non avrei mai pensato che noi... La nostra unica alternativa è viaggiare verso nord e chiedere aiuto a Padron Teo. Per ora, sarebbe meglio pensare a come scappare da Grekmister. Padroncino, cercate di non girovagare troppo qui intorno. Tranquillo, tranquillo, Gremio. Non c'è problema. Non succederà sicuramente niente di male, quando... Tutte le persone di questa città sicuramente mi stanno cercando. Fatemi vedere un attimo se c'è... No, non c'è, ok. Ok, comunque, usciamo. Ehi, ai, attento a come ti muovi, piccoletto. Vengo richiamato in servizio durante una vacanza, mandato per tutta la notte a fare una caccia all'uomo. E quando finalmente trovo un momento per riposarmi, ecco che arrivi tu. Dovremmo cercare di passare inosservati. Ehi tu,
fermo lì, che credi di essere per potermi venire addosso senza nemmeno scusarti? Che razza di educazione hai avuto? Ehi, ma aspetta un attimo, mi ricordi qualcuno? Padroncino, state bene? Ehi tu, che diavolo credi di essere? Chi saresti? E perché l'hai chiamato padroncino? Tu, mostrami la tua faccia, assomigli fin troppo al ricercato, il giovane McDoll. Cosa hai detto? Ancora un po' di caos e saremo in grossi guai. Padroncino, scappate mentre noi li tratteniamo. Temo non ci sia altra scelta. Adesso! Direi che sia ora di darsi una calmata, ragazzi. E anche voi, imperiali. Usate la testa. Secondo voi i fuggitivi sarebbero ancora in questa zona? Dovrebbero essere dei veri idioti. Io immagino tu abbia ragione. Volevamo solo esserne certi. Lasciali perdere. Li stai solo spaventando, lascia che sia io a sbatterli fuori. Ehi, aspetta un attimo. Non preoccuparti, non c'è alcuna ragione per cui dovremmo essere particolarmente fedeli all'impero. Ehi, ma quell'uomo è... Grazie di tutto. Oh, nulla di speciale. Stavo giusto chiedendomi come pagare per il mio pasto, Vuoi dire... L'hai fatto solo per non pagare. Su, su, lasciate perdere. Bene, grazie per avermi aiutato. Victor è un personaggio molto importante, almeno per quanto riguarda Suikoden 1 e Suikoden 2. Sfortunatamente non è stato inserito in Suikoden 3, come anche un altro personaggio con cui fa coppia che incontreremo nella prossima puntata. Qual è il problema? Sembrate preoccupati. Io lo so chi sei. Il giovane ribelle McDoll, eh? Noi non siamo ribelli. Non me ne potrebbe fregare di meno. Già che ci siamo, come pensate di scappare da qui? Io ho un'idea, sempre che vogliate ascoltarmi. Sono abituato a situazioni come questa. Che ne dite? D'accordo, dacci una mano, Victor. Amico mio, mi sei mancato. Lascia fare a me, ho solo una condizione. Eccoci. Oh, non è niente di che. Se riuscirete a fuggire, vorrei che incontraste qualcuno. Una richiesta da poco, no? Affare fatto, allora. Ora sbrighiamoci. Per prima cosa, andiamo alle porte della città. Non temete, non ho intenzione di consegnarvi agli imperiali. Lo so Victor, perché anche se Tyr non ti conosce ancora, io ti conosco bene. Sei uno dei miei personaggi preferiti di tutta la serie di Suikoden. Io ti adoro, Victor. Bene, ora rilassatevi, aspettatemi, mentre scambio con lui qualche parola. Tutto a posto, state attenti a nascondere i vostri volti. Fa davvero caldo qui, meglio andare all'ombra. Ce l'abbiamo fatta, mi stava per scoppiare il cuore. Come ci sei riuscito? No, non è stato troppo difficile, mi sono limitato a dargli un piccolo regalo. I soldati amano pavoneggiarsi, ma sono sempre vulnerabili al denaro. Così vanno le cose nella capitale imperiale. La corruzione avanza ovunque, tutto sembra in procinto di sfaldarsi. Ma è terribile! Senti, come ci sei riuscito a corromperlo? Ci avevi detto di non avere denaro con te. Perché dovrei usare il mio denaro per aiutarvi a fuggire? Cosa intendi? Ma... il mio borsello! Quando l'hai... Ti consiglio di controllarlo meglio in futuro. E ora parliamo della nostra piccola promessa. Non l'avrai già dimenticato, vero piccoletto? Rivolgiti a lui come padron Tyr. Oh, va bene. Padron Tyr? Vorrei che tu incontrassi una persona a Lenancamp, d'accordo? Lenancamp? Non mi ricordo mo in quale puntata, sbagliando, l'ho chiamata Lord Lake, che in realtà è una città di Suikoden 5. Sono veramente un nabbo di merda. Comunque, Lenancamp. È una promessa. Molto bene, ora andiamocene da qui. Per arrivare a Lenancamp dovremmo dirigerci a sud.
E questo è tutto per questa puntata. Nella prossima andremo all'Enancamp, anzi saremo già all'Enancamp e scopriremo chi dobbiamo incontrare. Di sicuro ci sarà uno dei miei personaggi preferiti della serie di Suikoden, sfortunatamente presente soltanto in Suikoden 1 e Suikoden 2, che però in Suikoden 1 è stato fatto un po' tipo, come posso dire, diciamo che è molto più figo in Suikoden 2. Quindi fino ad allora auguro a tutti uno splendido proseguimento di giornata.